È importante sapere che la spesa delle regioni se ne va per l'86% in spesa sanitaria, quindi una cifra enorme. Di questa spesa sanitaria, la stragrande maggioranza dei soldi se ne va in spesa farmaceutica e non in spesa ospedaliera. Ma i nostri governanti, di qualunque colore, invece che tagliare la spesa farmaceutica, hanno sempre tagliato i posti letto e chiuso gli ospedali. Non hanno risparmiato una lira e hanno eliminato la sanità pubblica, che è un diritto garantito dalla Costituzione. Oggi ci troviamo a dover affrontare un'emergenza e mancano i posti letto. Tra qualche settimana avremo il picco dei contagi e un disperato bisogno di posti letto. A questo punto io propongo che si riapra almeno l'ultimo piano dell'ospedale di Trani, che è nuovo, completamente messo a norma e che ha bisogno soltanto dei letti. Si riapra il terzo piano dell'ospedale di Trani, vi si portino i letti, lo si attrezzi con quello che serve e dopodiché lo si usi come reparto di isolamento in previsione di ciò che potrebbe accadere nelle prossime settimane. Non dobbiamo farci cogliere impreparati da quello che sembra stia per arrivare. Prepariamoci prima perché l'ospedale già ce l'abbiamo, si tratta soltanto di mettere i letti dentro. L'ospedale di Trani c'è, è a norma, è funzionante, è stato ristrutturato da poco. Sono stati spesi milioni e milioni di euro di denaro pubblico e non possiamo lasciarlo morire in queste condizioni. Abbiamo la necessità di non farci cogliere impreparati. In questi giorni stiamo assistendo ad veramente una situazione da terremotati. Si stanno installando le tende davanti agli ospedali di Andria, di Barletta e di Biceglie per fare il cosiddetto pre-triage, cioè il pre-ricovero. Ma a questo punto perché non utilizzare la struttura dell'ospedale di Trani per fare queste cose piuttosto che montare le tende? È sicuramente più dignitoso e più efficace. Lo dico da cittadino, non da consigliere comunale o da politico, lo dico da padre di famiglia. Invece che essere ottusamente contrari e ottusamente indirizzati verso la prevaricazione nei confronti della città di Trani, si sfrutti questa occasione per ottimizzare un patrimonio che abbiamo, che è l'ospedale di Trani completamente ristrutturato, e lo si metta a disposizione della collettività.